là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro, e lascia il suo segno, una Z a chi è degno, la Z che vuol dire Zorro. Zorro, Zorro, lui ha la vita segreta. Zorro, Zorro, il segno suo è la Z. Zorro, 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 Zorro. Pace. Ecco la posta, è appena arrivata da San Diego. C'è forse qualcosa per me, sergente? E chi dovrebbe scriverti? Ah, non lo so. Perché me lo chiedi sempre? Perché se mai mi arrivasse una lettera, finalmente potrei vedere chi mi scrive. Tu mi domandi sempre, c'è niente per me, e io ti rispondo sempre che... E scandite di più, sergente. Le parole non vi escono molto chiare. Ah, sì. Non appena la signora arriverà a San Diego, noi raggiungeremo Boston per imbarcarci e da lì partiremo per la Spagna. Voi continuerete ad avere le funzioni di comandante finché... Perché mi hai fatto leggere a voce alta? Io stavo leggendo per conto mio, ficcanaso. Puoi andare, caporale. Chiedo scusa, signora, è arrivata una lettera per voi dal comandante. Grazie, sergente. Nella lettera che ha mandato a me dice che voi tornerete in Spagna. Intanto io resterò qui come comandante. Torneremo in Spagna? Sì, e dice che non c'è una nave che vada direttamente in Spagna, quindi dovrete prima recarvi a Boston e poi... Vedete, è necessario andare prima a Boston. Sono in grado di leggerla da sola. Sì. Posso partire, la posta in gioco è troppo alta. Il futuro di Arturo è qui in California, di sicuro non in Spagna. Molto presto lui diventerà un uomo importante. Arturo avrà un ruolo molto importante nella storia della California. Io credo che adesso uscirò un po'. Sì, signora. Tu aspettami qui. Voglio parlare col sergente mentre lei non c'è. Devo convincerlo che è implicata in un complotto per attentare alla sua vita. Sono sicuro che è in grave pericolo. Pace! Don Diego desidera vedervi, sergente. Fallo accomodare, caporale. Sì. Ah, Don Diego, prego, entrate pure. Sergente, mi chiedevo se aveste notizie circa la polvere da sparo che è stata rubata. Ho interrogato tutti al quartel Don Diego, ma proprio non so che ne sia stato. E che cosa pensate di fare? Beh, in realtà ignoro dove sia finita la polvere da sparo. Ecco, io... Non ne ho proprio idea, Don Diego, non lo so. Sergente, è un mazzo di carte quello che vedo lì nel vostro cassetto? Oh, sì, esattamente. Come ben sapete, sono parecchi mesi che non ci pagano. E l'unico modo per andare avanti è vincersi dei soldi a carte a vicenda. Mi è venuta un'idea. Perché non lasciate che vi predica il futuro con queste carte? Sapete leggere le carte? Mi fu insegnato da una vecchia zingara tanti anni fa. Voi credete nel destino, vero? Non saprei, non ne sono certo. Facciamo soltanto una prova. Vediamo, mettetevi la mano destra sul cuore e ora con la mano sinistra tagliate il mazzo. Però, le carte dicono che siete un uomo estremamente coraggioso, inoltre che apprezzate le cose belle della vita. Devo dire che qualcosa di vero c'è. Oh, ho
Oh, e non basta. Dicono anche che siete un uomo dalle grandi responsabilità, che siete un amico leale e anche un vero signore. È stupefacente, Don Diego. Come fanno le carte a sapere tutto questo? Sergente, forse è meglio non andare oltre. Comunque sia, le carte non sempre dicono la verità. Cosa c'è, Don Diego? Qualcosa non va? No, non vi preoccupate, sergente, perché non sempre accade quello che le carte prevedono. Ditemi cosa leggete, Don Diego, vi prego. Io devo saperlo. Beh, sergente, è uscito l'asso di coppe, il simbolo della morte. Quando l'asso di coppa esce da solo, è un cattivo presagio. Bisogna stare in guardia. Capisco. Ah, sergente, la vostra vita è in grave pericolo. Qui è uscita una donna bruna, vi è molto vicina, di cui vi fidate. Sta tramando contro di voi, potrebbe mandarvi incontro alla morte. Guardatevi da lei, è pericolosa. Ma potete vederlo da voi, non c'è nessuna donna bruna vicino a me. Perbacco, c'è anche un re di coppe. Quest'uomo rappresenta un pericolo mortale, anche lui è implicato nel complotto contro di voi. Guardatevi anche da lui. Ma chi sarebbe questo re di coppe? Oh, non lo so. Forse un uomo che possiede molte coppe. O forse ha una bottega in cui vende coppe o serve da bere. Il signor Quintana è il padrone della taverna. Forse lui è il re di coppe. Zorro mi aveva messo in guardia da lui. Forse Zorro aveva ragione. Sergente, non era nelle mie intenzioni spaventarvi, altrimenti non avrei toccato questo argomento. Oh, avete fatto bene, Don Diego. Anzi, vi ringrazio. D'ora in poi eviterò di spostarmi da solo quando dovrò muovermi. Mi preoccuperò di portare sempre una persona con me. Gli uomini chiedono quando potranno prendere la polvere da sparo. Che vengano domattina all'alba. Gli attentati saranno compiuti contemporaneamente martedì all'ora della siesta a Santa Barbara, Los Angeles, Capistrano, San Diego. Sarebbe questo il piano stabilito dall'Aquila? È questo. Entro martedì notte dovremo avere il controllo delle guarnigioni, dei paesi e delle strade che li collegano. Sì. Bene, a questo punto credo che siate al corrente di tutto. Tuttavia, ho il dovere di avvertirvi di un problema che abbiamo proprio qui a Los Angeles. Il sergente Garcia nutre dei sospetti. I signori Quintana e Fuentes non si sono occupati di lui a dovere. Potrebbe mettere a repentaglio il nostro lavoro. Abbiamo fallito perché Zorro è comparso al momento sbagliato. Adesso è del tutto inutile inventare dei pretesti o porgere delle scuse. Dobbiamo liberarci in fretta del sergente. Dove si trova in questo momento? Presumo che ora si trovi nel quartel. Quando sono uscita era lì. Avete un modo per farlo uscire? Non sarà difficile riuscirci. Gli affiderò un incarico che dovrà svolgere da solo. Voi dovrete pensare a farlo pedinare senza che se ne accorga. Allora, taglio il mazzo di carte con la mano sinistra mentre appoggio la mano destra sul cuore. Un momento, forse era il contrario. Beh, ma che differenza fa? Fa una differenza enorme, stupido. Ho trovato! Appoggerò tutte e due le mani sul cuore. Taglia tu il mazzo. Di nuovo la carta che porta sfortuna. Che cosa avrà di tanto sfortunato? Quello è il simbolo della morte. Ogni volta che vedi un asso di coppe che se ne sta lì tutto solo per conto suo, significa che sta di sicuro per succederti qualcosa di veramente terribile. Un asso di coppe tutto solo? Ma se le carte sanno che sta per accadermi qualcosa di terribile, perché non mi dicono di che si tratta? Insomma, si gioca a carte nell'ufficio del comandante. Oh no, signora, mi stavo solo predicendo il futuro. Voi sapete predire il futuro? Sì, sì, signora. È una cosa che mi fu insegnata da una vecchia zingara. Mi posso fidare di voi? Certamente, signora. Ditemi pure. Vedete, ho appena ricevuto un messaggio da parte di mio marito. Veramente? Dei gravi pericoli incombono, sergente. Sì, lo so. Arturo vuole che gli andiate incontro sulla strada che va da qui a Capistrano e ha detto che dovete andarci da solo. Quando, signora? Questo ve l'ha detto? Immediatamente, così prima del tramonto avrete già superato la prima collina. E si è raccomandato di non dire a nessuno dove state andando. Sì, signora.
Il simbolo della morte. Quando l'asso di coppa esce da solo è un cattivo presagio. Bisogna stare in guardia. Aprite il portone, aprite il portone! Il viaggio era così breve, potevate anche andare a piedi. Stupido, non lo sapevo nemmeno io, e che ho avuto un avvertimento. E sarebbe? Il simbolo della morte è una coppa, mi è capitato di vedere una coppa sola. Caporale, credo che stiano progettando di uccidermi. Ma chi potrebbe voler uccidere proprio voi? Il re di coppe e una signora bruna che mi è molto vicina, so che è veramente pericolosa. Lei... Siete tornato indietro così in fretta. Cos'è successo? Vi prego, signora, io vi sono amico. Perché complottate ai miei danni? Perché mi mandate incontro alla morte? Ma di cosa state parlando? Lui ha visto la coppa. La coppa? Su tutto, sulla donna bruna e il re di coppe che vogliono attentare alla mia vita. Il re di coppe? Sì, il taverniere, il signor Quintana, il padrone della taverna. Tutto questo non mi piace. Lo straniero era qui con Quintana. Sono certo che è un uomo dell'Aquila. E non è venuto solo per occuparsi del sergente. Dovrò tenermi pronto per ogni evenienza. Sì, tu resta qui e assicurati che non tendano un tranello al sergente per indurlo a fare qualcosa che potrebbe costargli la vita. Sì, caporale. C'è il signor Quintana al portone, desidera parlare con voi. Fatelo aspettare, lo riceverò tra poco. Entrate. Non avreste dovuto venire qui. Voi non uscivate, pensavamo che qualcosa fosse andato storto. Non è successo niente. Sapete spiegarmi perché il sergente ha fatto marcia indietro in mezzo alla plaza tornando in caserma al galoppo? Io credo che avesse dimenticato qualcosa. No, 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 sembrava un coniglio spaventato. Penso piuttosto che abbia mangiato la foglia. Ma io non so se... Che significa questo? State pensando di lasciarci? Ecco, in realtà ho ricevuto ordini speciali dall'Aquila. No, è impossibile, signora. È arrivato Espinosa da Monterrey e non ci sono ordini riguardo a una vostra partenza. E va bene. Raggiungerò mio marito a San Diego e da Boston ci imbarcheremo per la Spagna. Queste stragi, questi atroci delitti, non è quello che c'era stato promesso. E credete di poter partire tranquillamente, come se niente fosse? Statemi a sentire. Noi non stiamo lavorando per il bene della California, ma per l'avidità e l'ambizione dell'Aquila. Proprio voi parlate di avidità e di ambizione. Non volevate che vostro marito diventasse governatore? Sì, ma allora io non sapevo quello che so adesso. Io credevo nell'Aquila. Non vi rendete conto che ucciderebbe voi e anche me senza esitazioni se questo agevolasse i suoi piani? Ecco che succede a dare delle responsabilità a una donna. Comunque c'è un altro piccolo dettaglio. Il sergente, il caporale e non so quanti altri sanno che voi siete implicato nel complotto. No, non vi credo. Non mi interessa minimamente che voi mi crediate oppure no. Signora, ora noi due usciremo di qui insieme. E pregate che non ci fermino o che ci interroghino. Altrimenti
Io premerò il grilletto. Avanti, andiamo. Giù alla cantina, presto! C'è stato un piccolo cambiamento di programma, perché la signora ha improvvisamente voglia di raggiungere suo marito. Forse, mia cara, potremo fare in modo che fra qualche giorno sia vostro marito a raggiungere voi. Avete capito, vero? Non risparmieremo il capitano Toledano, lo uccideremo. Non occorreva precisarlo. Questo è sempre stato nei nostri piani. Ma allora, l'Aquila mi ha fatto delle promesse che non avrebbe mai mantenuto. Vostro marito è un ufficiale dell'esercito del re. Pensate che l'Aquila sarebbe stato tanto stupido da lasciarlo in vita? Se non fosse per me, adesso non avreste qui la polvere da sparo. E nonostante ciò, pensate di portarne una parte a San Diego per uccidere mio marito. Non vi è nulla di personale in questo. Lo stesso destino è riservato ad ogni ufficiale del re di tutta la California. Avanti, portatela laggiù. Ci siamo, amico mio. A questo punto è in gioco il futuro della California. Cerca aiuto, vada Bernardo. Lui capirà cosa significa. Vai! Allora c'è la polvere da sparo? Sì, è tutta qui. Adesso ci occuperemo della signora. E appena l'avremo fatto, dividerete la polvere da sparo. Avanti, muovetevi. È un peccato, signore. Sareste stata una vedova talmente attraente. Racconterò al sergente... Davvero coraggiosi, signores. Bastano quattro di voi per occuparsi di una donna. Presto, prendete le armi. È carico. Saliamo le scale. Eccolo lì. Magazzino. Ah. State calmo, è il più grande favore che avrebbe potuto farci. Ha portato Zorro in una stanza che non ha via d'uscita. Niente finestre e nessun'altra porta. Eccellente. Prendete dei fucili carichi. È la polvere da sparo rubata? Sì. Un attimo fa, signora, di là, avete rischiato la vita per me e devo ringraziarvi. Avevano comunque intenzione di uccidermi, ma voi dovevate fuggire quando ve ne ho dato l'opportunità. Ho fatto un disastro della mia vita, ho rovinato tante cose. Io non merito di vivere. Forse voi avete ragione, ma non sopporto di veder morire una spagnola. Riusciranno a entrare da un momento all'altro.
Ascoltate. Vi concederò un minuto per uscire da questo posto, signores, o lo farò saltare in aria. Non lo fareste mai. Saltereste in aria anche voi. E qual è il problema? Ci uccidereste comunque una volta entrati. E dal momento che dobbiamo morire, morirete con noi. Non farà sul serio. Non mi credete, signores? Guardate attraverso la fenditura della porta. Non mentiva. Qui salterà tutto in aria. Sta bluffando. Vuole solo farci uscire da qui. Ma non potete esserne sicuro. Avete 10 secondi di vita, signores. 8 secondi. 7 secondi. 6 secondi. 5 secondi. 4 secondi. 3 secondi. Sono scappati. Se non fossero scappati, avreste lasciato saltare tutto in aria. Ma, signora, ero certo che sarebbero scappati. Non sparate! Fermi! Non sparate! Non sparate! Non sparate, vi prego! Non sparate, sergente! Allora, li abbiamo preso con le mani nel sacco, eh? Con le mani nel sacco a fare cosa? Beh, non ne ho idea, ma dirlo suona sempre così bene. Guardate! Lì dentro troverete la polvere da sparo rubata. La polvere da sparo? Ma che cosa ci fa qui la signora? È stata portata qui con la forza. Ora la sola cosa che desidera è raggiungere suo marito e partire per la Spagna. Adios, signora. Adios. Lo sai quello che devi fare? Sì. Hai mai visto nessuno appuntare una medaglia prima d'ora? Sì, quando eri in Francia. Ah. Tati! Sergente Demetrio Lopez Garcia, un passo avanti. Per l'ottimo servizio reso in qualità di membro dei Lancieri Reali di Sua Maestà, ho l'onore di assegnarvi la medaglia dei membri della Guardia Reale insieme alla Croce d'Argento. Sono simpatico, Babbaleo.